Di Giulio De Santis un passaggio inevitabile dopo il risultato dell'autopsia che ha chiarito come il giornalista non avesse metastasi al cervello. La diagnosi dei due medici della clinica P11. Quindi, potrebbe aver comportato terapie errate Andrea Purgatori per stabilire quanto terapia adottata presso la clinica P11. Volta a prendersi cura delle metastasi cerebrali. Ha influenzato morte del giornalista Andrea Purgatori. 70 anni. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e il procuratore Giorgio Orano stanno valutando un incidente probatorio. Un passaggio inevitabile dopo il risultato dell'autopsia che ha posto un punto chiaro: il conduttore di Atlantide su LA7 non ha avuto metastasi al cervello. Un risultato che estende un dubbio sulla diagnosi fatta alla fine aprile ad LA Clinica P11 del radiologo Gianfranco Gualdi ha studiato con l'accusa di colposo insieme al braccio destro Claudio Di Blasi, in base al quale il purgatorio avrebbe sofferto metastasi cerebrali. L'autopsia è l'assenza di metastasi, almeno secondo ciò che è accertato dall'autopsia. Solleva la domanda: la diagnosi era corretta? Sapere che non si sono trovate metastasi cerebrali non spiega molto. C'è stata una radiazione e potrebbe sono scomparsi perché sono opportunamente trattati, afferma che l'avvocato Fabio Lattanzi, che difende i due medici sotto inchiesta. Le paure della famiglia. Tuttavia, il risultato dell'autopsia conferma i timori dei membri della famiglia del giornalista assistito dagli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri, che avevano ischemie purgatori come supportate dal pieno professore di neurologia di Sapienza. Alessandro Bozzo.in senza. Le ischemie sarebbero state confuse con le metastasi. Una confusione che avrebbe condizionato le terapie. Perché certamente Purgatori avesse un vasto carcinoma polmonare in diverse parti del corpo. Ma almeno secondo le conclusioni dell'autopsia, il tumore non lo farebbe hanno attaccato il cervello. Pertanto la radioterapia potrebbe essere stata dannosa, accelerando il peggioramento dello stato della salute del giornalista. Vorrei rispondere.